Mister, tre punti fondamentali per la classifica e per riprendere il cammino. Il Veruno che nel primo tempo è partito subito sprombattuto con l'occasionissima di Lazzaro dopo un minuto. Poi si è abbassato forse un po' troppo, anche a causa della bravura del loro numero 11 che forse ha spaventato un po' la nostra retroguardia, mentre nella ripresa ha ripreso da subito le redini del gioco, è partito ancora a razzo, ma questa volta, grazie all'ingresso determinante di Romanini, è riuscito a ribaltare il risultato. Sì, una partita molto strana. Siamo partiti fortissimo con grande qualità. Dall'occasione facciamo i primi 5, 10, 10 minuti di ottima qualità, riusciamo a fraseggiare, a muovere la palla. Poi un blackout, una mezz'ora di blackout totale dove sbagliavamo tutto, sbagliavamo i passaggi sul corto, non avevamo qualità tecnica di nessun tipo. Sembravamo anche lunghi in campo, disorganizzati, che non è il nostro caso, siamo una squadra molto organizzata, molto quadrata. E quindi mezz'ora di grande difficoltà. Giustamente siamo trovati sotto, anche se poi in situazione da calcio da fermo, però per quanto abbiamo espresso eravamo meritatamente in svantaggio. E poi un secondo tempo dove, al di là dell'ingresso Romanini, che è stato determinante, mi fa molto piacere perché è un ragazzo che sta lavorando tanto e meritava il gol, però la squadra l'ha seguito nell'atteggiamento, nello spirito, e quindi ci siamo, penso, una partita nel secondo tempo nettamente meritata. Abbiamo concesso praticamente solo nel recupero una situazione di un'ingenuità, però un grande secondo tempo, merito ai ragazzi, si meritano la vittoria, ne abbiamo bisogno e ce la teniamo stretta. Adesso le farò ancora questa domanda come ogni domenica, ma purtroppo alla fine di ogni partita c'è sempre qualche infortunio. Per Sì. esempio, Frattini, che cosa ha avuto di preciso? Ma Frattini sembra un problema muscolare dovuto a un calciando, ha sentito tirare, quindi valuteremo in settimana, nei prossimi giorni, perché domenica c'è già un'altra trasferta impegnativa, si è armato Botturi nel riscaldamento, siamo in continua emergenza, però ripeto, i ragazzi, come detto settimana scorsa, i ragazzi che entrano si fanno sempre trovare molto pronti, sono sempre tutti motivati, lavorano bene in settimana e penso che chi entra non stia facendo mancare il proprio supporto e non si sente l'assenza di titolari o quelli che sulla carta dovrebbero esserlo. Domenica trasferta a Dronero, un campo molto piccolo, loro hanno fatto molti punti in casa, che partita si aspetta? La partita maschia, sappiamo quando siamo a giocare su questi campetti qui, dove le condizioni del campo e le dimensioni sicuramente non facilitano squadra tecnica come la nostra, vorremmo essere bravi a trovare subito le contromisure, a giocare più quadrati, a giocare più cinici, meno belli e provare a portare a casa i tre punti perché ne abbiamo bisogno.